Buonasera, benvenuti a questa nostra nuova puntata qui su Bridges of Light. Questa sera ho voluto avere tutti quanti voi qui riuniti perché comincia un nuovo programma, un programma internazionale, un programma che viene diretto da Alfredo Scrivano. Ciao Alfredo, buonasera. Buonasera a tutti. Ecco, Alfredo è un nostro nuovo speaker e lui presenterà alcuni amici. E domani sera, per esempio, già abbiamo il primo ospite, che è questo signore americano che già avete conosciuto, che si chiama Donald Groves. E invece, dalla settimana prossima, lunedì, ci sarà Katrina Valente. Tutti e due i nostri ospiti li avete già conosciuti perché hanno fatto già delle puntate su Bridges of Light, ma incominceremo a fare delle sedute individuali con Alfredo. Alfredo, let's talk to our friends a little bit in English. So I'll tell them first of all. So tonight we're going to actually, this is an introduction for our new show, which is going to be starting tomorrow at 5 o'clock Italian time. And tomorrow we have our first guest, Donald Groves is from US. And then on Monday at the same time, 5 o'clock PM, for an hour and a half, we will have Katrina Valente. So, Donald, I'm not here. You do the introduction for your guests, starting with Katrina. Just tell the audience a little bit about yourself, both in Italian and English, first of all. Go ahead. Ok, buonasera a tutti. Allora, io sono Alfredo, quindi sono un allievo di Gaetano, allievo di Reiki del terzo livello, quindi essendo un bilinguo, quindi parlo inglese e italiano, avendo vissuto tanti anni in Australia, ho deciso di accettare questa nuova sfida che Gaetano mi ha lanciato. Adesso tradurrò anche in inglese così gli ospiti Perché abbiamo degli ospiti già che prendono. ci seguono in inglese. We have some Potranno guests who capire. are joining us in English. Okay, so good evening, everyone. I'm Alfredo. I'm a Gaetano student, so I'm doing a Reiki course with him. I'm on his third level, accepted. So I'm glad that I'll be starting this new program. I'll have my first interview with Donald, and then Monday I'll have mine with Katrina. So I'm very excited about it, and I'm looking forward to it. Okay, so Katrina, just do tell us a little bit about yourself. I was wondering if Katrina is going to be with us 4 times. Katrina sarà con noi quattro volte, and then Donald as well at some point. Katrina sarà con noi ogni 2 settimane, cominciando dall'8 di novembre, poi il 22, poi a dicembre. And so Katrina is going to be with us for 4 times. Two times in November and 2 times in December, and she's going to be introducing herself. Adesso lei ci parlerà di quello che fa e Alfredo tradurrà come ho fatto io in questo momento. Go ahead. Okay, Catherine. hi everyone. Hi, so I'm Katrina Valenti. I've actually been on Gaetano's show before, probably about 18 months ago. So I am Scottish Italian, although I don't speak Italian very well, and I'm living in Dubai. So I am a holistic anti-aging therapist stroke relationship coach. I've been in the business for 28 years, and I think we've decided to concentrate first. We're going to do the first show on color therapy, and we're going to go through all the different colors of the chakras. Allora, Alfredo, do you want to? Sorry, I'm forgetting you're translating. yes, please. Allora, Katrina già è stata comunque ospite di Gaetano un tempo fa. Lei è una si occupa comunque di benessere olistico. E nella nostra prima puntata tratteremo le terapie dei colori. Quindi, tramite una chart di colori, lei comunque riuscirà a dirci i colori che comunque rappresentano anche i chakra, riuscirà comunque a dirci i nostri stati d'animo e comunque altri dettagli che ci riguardano. Okay, and we're going to probably go through the next 3 episodes talking about relationships and the male-female dynamic. Allora, nelle altre 3 puntate abbiamo deciso con Katrina di parlare delle dinamiche delle relazioni tra uomo e donna, che comunque credo sia un
un argomento che in tanti troveremo interessante, perché oggi le relazioni tra uomo e donna diventano sempre più difficili, e quindi credo che Katrina ci potrà aiutare a capire qualcosa in più. Katrina, why don't you show us the palette of colors that you were showing us earlier? Okay. That's interesting. And then Alfredo will say what you're going to do with those. Okay, so these are 14 colors related to the chakras. So each chakra has an emotion, a thought form, and an organ attached to it. Allora, questi sono i 14 colori. Colori che comunque rappresentano anche dei chakra. E ogni colore comunque ha un significato specifico che poi Katrina ci andrà a spiegare man mano che ne parleremo. E Katrina ci ha detto, ci ha promesso che nella prossima sua puntata dell'8 novembre farà delle letture dei colori. So Katrina promised us that on the first show that she's doing on the 8th of November, she's going to do some readings for the people in the audience. Isn't that so? Absolutely. So what you do is you look at the chart and then you choose four colors that you're attracted to. It has to be done very quickly. It's not about your favorite color. Okay, so come funziona? Bisogna comunque guardare tutti i colori e istintivamente sceglierne quattro, senza pensarci. E poi lei ci spiegherà comunque il significato che c'è dietro. So the first color you choose has got to do with what you want to connect to. Allora, il primo colore avrà a che fare con quello su cui vogliamo connetterci. And then the second color is your block. Il secondo colore riguarderà i nostri blocchi. The third color is the support to open the block. Il terzo colore è il supporto per aprire questi blocchi, per distruggerli. And then the fourth one is where you want to be in the not so distant future. E il quarto è dove comunque vorremmo essere nel nostro futuro prossimo. And it's always very accurate because the subconscious mind knows everything the body needs at any given moment. So people think that I'm reading their mind. Dice Katrina che è molto, molto preciso, perché il nostro subconscio comunque sa sempre quello che noi vogliamo. Quindi le persone comunque a volte pensano che lei li legga nella mente, ma il nostro subconscio comunque che dà le risposte. And so what I do is I use this in my work because it allows me to see where my client is on an emotional level and then I can treat them more specifically. Quindi lei comunque usa questa terapia nel lavoro che fa per capire come, cioè dove si trovano i clienti, le persone comunque che vanno a trovarla, così lei può capire meglio come trattarli. That's good, yeah, that's it. So thank you very much, Katrina. We thank you for being with us. Ti ringraziamo per essere stata qui con noi questa sera, anche se brevemente, anche perché poi lunedì sarai con noi per un'ora e mezza. We thank Katrina. She's been with us briefly today because this one was also only to introduce some of our guests. We're going to have many, many guests. Alfredo is going to be doing two shows a week in English at 5 o'clock in Italian times. Allora lasciamo andare Katrina, e Katrina, goodbye, I'll see you on Monday. Bye Katrina. Ciao Katrina. And we talk to Donald. Hello Donald, how are you? Hi, how are you? We're very well, thank you, and you? I'm doing very well, it's very beautiful here in the US today. Oh good. Here in Italy it's already dark, it's night, it's like 20 past five, so it's already night. Okay. But Alfredo and you've been speaking with him quite a bit lately, so you can speak to him, he will translate for our audience. Okay, so I've met already Donald, we had a chat briefly on what he does, and what he does is something very interesting to me, because I didn't know about it before. And Donald
does work with a technique which is called human design, which is now very interesting. Now you can say everything in Italian because. Sì. Okay. Allora, dicevo che io già ho incontrato Donald, abbiamo parlato su riguardo quello che lui fa, e personalmente trovo molto interessante quello che lui fa. È una tecnica che si chiama human design, cioè grazie alle nostre date di nascita e orario e luogo riesce comunque a dirci come siamo realmente nelle nostre caratteristiche, senza essere, diciamo, influenzati dai nostri genitori, da comunque tutto il mondo che poi ci circonda dopo che nasciamo. Quindi è molto interessante perché a me, su diciamo, poche cose ci ha azzeccato in tutto, quindi secondo me è una cosa che funziona molto bene. I was saying, Donald, that I was surprised how you, when we were talking, you guessed a lot of things about me, and as we didn't know before, each other didn't before. So the human design technique is, I think, is very accurate and it's very interesting. Yes. Well, that's the best part. Oh, go ahead. No, go ahead, Donald. That's the best part. I want to go ahead and use a key word you used there, Alfredo. It was no guessing at all. It's your blueprint I was looking at. Mm-hmm. Che non è che lui stava indovinando quello che Alfredo stava avendo, ma era quello, diciamo, che è nella sua, how would you translate blueprint? I don't know. Nel nostro DNA. Blueprint, sì, DNA, sì, esatto. Ok, come se lui leggesse il nostro DNA, quindi è molto molto interessante. Abbiamo già avuto Donald, we already had Donald here many times, and he was doing some of his shows on his own, but without translation, he was not really working. But now look at this, Donald, we have 25 people listening to you and to Alfredo, so it's like an amazing thing. And also we have other guests that we are going to come later in the show, thank you. And you know, we're really, really happy. And tomorrow we have already some people like Adriana, whom you are going to read for, perché ci sono delle persone che si sono prenotate per attraverso di noi per far sì che Donald potesse leggere il loro human design. So go ahead. Con Donald avevamo anche parlato di fare la stessa cosa che, diciamo, con Katrina, quindi scegliere delle persone che ci seguono e comunque fare a loro la chart per appunto dire tutto dettagliatamente su di loro. I was saying, Donald, that we were discussing that we could do a human design chart to some of the people that will follow our program, our interview. So they could try themselves and see how good that is. Yeah, absolutely. You know what I mean? We could set it up to make that like a winning thing. It's amazing to learn about yourself. It's the whole point. Yes. So, Donald, do you think you could possibly teach us from time to time some lessons about human design? Absolutely. Because absolutely. All I have to do is put the chart up and I can show you how to read a chart. Because that, I think, would be very interesting. Ho chiesto a Donald se lui è magari nel nuovo anno, perhaps in 2022, you know, we can set up some lessons. Ho detto che magari nel 2022 potremmo creare proprio delle lezioni per leggere il chart dei human design, che è una cosa molto molto interessante. Che cosa ne pensate? Vi piace come idea? Yeah. Sì, credo che comunque sia anche una buona idea, perché quando Donald mi ha mandato la chart, io l'ho aperta, l'ho guardata, non è facile da comprendere. I was saying, Donald, it's a good idea because when you send me the chart, I look at it and I didn't understand much about it, so it'd be interesting to do that too. Yeah, at least the basics, understanding the most important part. If as long as you know your authority, you can navigate and flow instead of being hitting brick walls. You know, that's helpful. Mm-hmm. Donald stava mi ha detto anche comunque human design ci aiuta, è una tecnica comunque ci aiuta ovviamente a scoprirci di più come siamo noi realmente. Quindi questo ci aiuta anche nella nostra vita quotidiana. I was explained that, you know, the chart will help us to live our everyday life because we would understand more about us, you know, how we really are. And not just that, you know, I work with a lot of parents, you know, learning about your children. Oh my God, to do that and then make your life easier as a parent. Of course.
Però yeah. Donald dice che anche che è una cosa molto utile per i genitori, perché aiuterebbe comunque a capire meglio i loro figli, ovviamente approcciarsi meglio anche alle difficoltà che si trovano essendo un genitore. So I was explained that being a parent is not easy, so I'm sure a lot of guests will find it useful too. Oh, it's so useful, yeah. So Donald, I'd like for you to tell us a little bit about yourself, where you come from, how did you decide to become a human designer, practitioner, what are your other skills? So I am specifically an awakening coach. I work with human beings who are consciously taking control and waking up to their life. Not an easy task. We think we're losing our minds. So I guide. I guide individuals through that process. I use Reiki. Hold on. Allora, sì. Allora, Donald, Gaetano ha chiesto cosa lui comunque facesse. Lui comunque aiuta le persone che vogliono comunque capire di più rispetto a vedere oltre quello che è comunque il nostro mondo in cui viviamo, il nostro mondo materiale. Quindi aiuta la gente comunque a svegliarsi e a vedere di più rispetto a se stessi, a quello che ci circonda. Yeah. Then what else do you also do Reiki, right? So that's how I got into human design. So what I use for my tools are Reiki, a thing called NLP, which is neuro-linguistic programming, and I used human design. I found human design because Reiki is one of the five aspects of human design. And one day it just fell in my lap and just fell Donald, in love with it. Donald dice che comunque lui fa pratica anche Reiki. Quello comunque lo ha spinto a volerne sapere di più della tecnica del human design, perché il Reiki fa parte comunque insieme ad altre d'altre tecniche del human design, quindi diciamo è stato anche quello che l'ha spinto a volerne sapere di più. Donald, there is a question here from you, from Stefano, whom you read for last time, and he asks you, says, "Hi guys, human design chart has some analogy with tantric numerology. It's another key to read the human blueprint." What, numerology? Yeah. So I don't have a specific numerology in there, but astrology is one of them. The Kabbalah is one, the Tree of Life, the I Ching. So that's probably what he's talking about with numbers, is the I Ching, the 64 hexagrams are energetic gateways. Yeah. Each gateway has an energy unique for each one, right? Sì, quindi come ho capito non ha a che fare con l'attinenza, sì. Okay, cool. So, I mean, we cannot actually... Yes. What we're going to do tomorrow, domani pomeriggio, voi sarete in compagnia di Donald e Alfredo. Alfredo sarà il nostro nuovo speaker. Lui parlerà con i vari ospiti. Alfredo, tu hai una lista delle persone che intervisterai? Sì. Ok. Sì. So as from tomorrow, Alfredo at 5 o'clock Italian time, which is like 8 o'clock in Dubai, and it's I think midday where you are, Donald. What time is that? 12 o'clock. 12 o'clock, yes. So but we got people from all over the world. Therefore it's in Italy 5 o'clock. So you can just check what time is at your places, but you will see, and we will send you from the people that have just joined, because I send them a WhatsApp. You will see the video, the promo videos on our beautiful, beautiful, beautiful group, which is called Bridges of Light. This is a group that I've created just to kind of build bridges amongst community. And because I am bilingual, as you can hear, I always wanted to kind of have an international group. And now slowly we are getting there too. So ho detto che questo è un gruppo che ho creato 2 anni fa oramai, e volevo che questo gruppo fosse anche internazionale, e quindi per costruire ponti di luce tra le varie comunità. E quindi finalmente adesso, con l'aiuto di Alfredo, potremo fare anche questo, perché io non posso stare sempre davanti alla telecamera e parlare sempre di tante cose. Per cui abbiamo Donald domani alle 5, ma poi abbiamo Katrina l'8 novembre, sempre alle 5. E chi altro avremo?
Poi abbiamo Tony Marie Tahirian, spero che l'abbia pronunciato bene, il 12 novembre. Poi abbiamo Nilofer Safdadar il 15 novembre. Poi abbiamo Natalie Calaf il 19 novembre. Claudia Pinto il 26 novembre. Le persone che già si sono susseguite su Bridges of Light, we will have many people, many speakers that you already know on Bridges of Light, but they will come back with the help of Alfredo, then you know, we will have more connection with the audience. So if you want to kind of have a reading of some sort or have a human design reading or a color reading, just join in. Therefore, then we will be able to kind of welcome you here. Fantastic. Ok, allora grazie mille, thank you very much, thank you Donald, thank you Alfredo, you want to say grazie, thank you. Thank you. You had to learn to say grazie. Grazie. Grazie, well done. Grazie. Alfredo, just said a few words for you because you are the speaker. I'm just organizer of this international event, but I'm not going to be around at all, so... Ok, allora io vi aspetto innanzitutto tutti domani per la nostra prima puntata. Vi chiedo di aiutarmi in questo percorso perché io non ho mai fatto nulla del genere e quindi avrò bisogno del vostro aiuto anche nel fare domande, così tutti possiamo anche imparare di più rispetto a quello che stiamo trattando. I was saying, Donald, that... Say to the audience that are listening to you. Yeah, of course. That I'm looking forward to seeing everyone tomorrow for our first interview with you. And I would love for our audience to help me through this process because I've never done this before. It's my first time. I'm excited about it. But I would love them to help us with questions so we all can learn more about the subject and make everything more interesting. Yeah, absolutely. Great questions, get great answers. So I agree. And I would like to say, to tell to all the international people who are following us, I see people from Canada, I see people from the UK, I see people from Dubai, please just tell your friends to join Bridges of Light and to just join these amazing shows that we have now, like twice a week, only in English for 1.5 hours each time with amazing guests. Tomorrow is the time for Donald to be with us. Thank you very much for both of you and to the people who have been with us this afternoon. And I will looking forward to hearing some great news about these international shows. Grazie, grazie, grazie. Buonasera. Grazie. Ciao. A domani. See you tomorrow. See you tomorrow.